Eccoci, bentrovati, Radio Binario 7, spoiler, e con noi No, No, scusa. ma sì, No, ma se iniziamo da così. un'idea di Eugenio Ferrari. No, no, Queste sono le gag consolidate, gag perché consolidate, ormai. ormai. Abbiamo qui Luigi Aquilino e Denise Brambillasca, Buonasera a che tutti. sono i Caterpillar. Vorrei fare notare agli ascoltatori che i Caterpillar sono partiti con 4-5 persone presenti in radio. La seconda puntata erano già in tre, e nella terza puntata siete in due. Non Posso siete. dire di essere io stesso deluso dai miei colleghi. Ah, ok, no. Certo, Pensavo fossi orgoglioso invece di questa cosa. Siete inversamente proporzionali a quanto fate ridere. Cioè, questa è, beh, questa arriva questa dopo. arriva dopo. Questa arriva dopo, questa arriva Mi dopo. dissocio. Allora, Docu Comedy, terzo appuntamento, terzo episodio, terza puntata, non saprei nemmeno come chiamarmi, insomma. Sì, è il terzo appuntamento di Terzo appuntamento. questo, ormai possiamo dire, Questa incredibile, rocambolesca questa rocambolesca avventura. avventura che è sempre densa di sorprese, Densa, proprio densa. densa di, e anche di soddisfazioni, perché le prime due puntate sono andate benissimo. Molto bene, sì. Adesso speriamo domani. Speriamo. Ah, come speriamo. No, speriamo, io sono Andrà da sempre Dio. molto scaramantico. Ok. Allora, domani, giovedì 11 gennaio, ore 20:30 in Sala Picasso, la villa di Allora, Luigi Aquilino, con... Domani chi c'è? c'è Valentina Valentina Sicchetti, Sicchetti, Denise Denise Brambillasca, Brambillasca l'idea di e Eugenio Eugenio Fea. Fea. L'idea è Eugenio Fea. L'idea è Esatto. Eugenio Fea. Locandina, Michele Basile, produzione e compagnia. Caterpillar, da dove nasce il nome Caterpillar? No, No, maledetti. perché Se volete ve lo spiego, però ci mettiamo tutta la puntata. è fuori onda. Si è Si è ironizzato. ironizzato molto su questo nome. Tra l'altro, questo gioco di luci fa sì che tu sembri Otello e Iago. Sì, molto sì, crepuscolare, Sì. oserei dire. Va bene. Questo Allora, dovrebbe di che essere. cosa, su che cosa verte la prossima Domanda. puntata, quella di domani? Domani in una bellissima puntata andremo da Frankenstein. Ah, perfetto. Attenzione, Alla Gioconda. alla Ah. Gioconda. Da Mary Shelley a Leonardo da Vinci, così. A Esattamente. Frank Sinatra, se posso. A Frank Sinatra, a tantissime cose. Cosa hanno in Cosa comune? hanno in comune Frank Un Sinatra? cazzo. No, domani ci sono delle notizie veramente incredibili. E abbiamo anche, per la prima volta, facciamo uno spoiler, radio spoiler, Spoileriamo. per la prima volta, visto che siamo vestiti nelle locandine, nelle foto da Scolaretti, È vero! Puoi già abbiamo... fare questo spoiler? Sì, Non vuoi abbiamo... fare una. Ma no, Sei abbiamo... Non sicuro? esiste lo spoiler a teatro, questa è una cosa che ho Sicuramente. imparato tempo fa. Beh, certo. E, Andrà a no, finire. domani per la prima volta interrogazione a sorpresa docu quiz. Ah, perbacco. Ci sarà un Al bel pubblico, docu. quindi. Sì, certo. Ah, Sì, sì, perbacco, sì, perbacco. sì, sì. Quindi attenzione, Preparatevi, preparate, studiate, studiate. studiate. Voglio sapere quali sono le reazioni del pubblico durante queste settimane, dopo queste prime puntate. Felicissimo. Voglio sapere che tipo di feedback Ma io ho delle avete persone che avuto. Tu hai fino delle ho delle persone persone che sono che venute sono a tue, vedere che sono e tue. le possiede. Lei ha degli schiavi. Sono tue. Sì. E mi bullizzano. Solo perché sono maschi, dovrò sempre Abramo comportarmi. Lincoln Oh, ma che non, palle. praticamente non conta. Allora, alcune persone che sono venute a Dillo vedere alla lo telecamera, tu che sei spettacolo, un'attrice, dillo alla non so telecamera. dove guardare, mi hanno detto subito dopo la puntata di dicembre, mi hanno detto, tienimi i biglietti per gennaio, assolutamente torno. E poi non No, si... sì, No. certo, devo Ah, no, tornare. pensavo che poi non si fosse No, presa, pensavo che no, la gag fosse questa. non è una gag, erano L'altro dei feedback. ieri mi ha inviato un messaggio anche bellissimo, Bello, vero? che una signora ha regalato i biglietti per Docu Comedy per Natale Ai suoi vicini di ai suoi casa. vicini di casa. Come regalo riciclato. No, gli Come hanno regalati lei indiana. regalo pacco, capito? Li avevano regalati a lei, poi come i tesori d'Oriente li ha I regalati. tesori della calza smagliata. Fantastico, sì, veramente un Esatto. poco carino, però il picco d'ascolto sale come l'altra volta. Cambio E gamba. questa non è l'ultima puntata, no? No, No, è il 15 assolutamente no. febbraio, ultima. Facciamo il giro di boa con questa e Quattro, ne poi... avevamo quattro. Quattro. Erano quattro, sì. Sì. Voi Matterelli di Voi, Binario 7 ci incredibile. avete proposto Avete quattro creduto puntate. Sì, erano quattro. incredibilmente in me. Caterpillar, avete progetti per il futuro? Allora, Allora, sicuramente la quarta puntata di Docu Comedy. E poi, prego, Denise. sapevo. Sì. Allora, poi abbiamo un debutto sempre qui a Binario 7 il 9 No. di maggio. Beh, Oh, vediamo come vanno queste due anche puntate. questo, tra l'altro, un'idea di... No, Però non è vero. sei regista, Sono regista. insieme a Eugenio Fea. Diciamo Sì, che sì, sì. la quota maschile si ripropone. Però un cast tutto al Tutto femminile. femminile, lo spettacolo si chiama Piena come un uovo, è sostenuto anche dalla Fondazione Monza Brianza.
Intanto facciamo, abbiamo fatto una marchetta. No, è giusto, scusa. Le marchette si fanno, è giusto farlo. No, non è così, è solo verità e infinita gratitudine. E, niente, 9-10 maggio a Binario 7, piena come un uovo. E poi altri progetti. Ah beh, poi abbiamo Next, siamo stati selezionati come compagnia giovane. La giovane, anche lì, insomma. Io lo dico, sì, ma giovane ormai. Ma non è vero. Ma sì, ma vabbè, dire. Under 35. Ah, dire? È ok, under 35. Under 35. Under 35 non vuol dire giovane. No, lo so, ho capito, benissimo. Ho capito anche questo. So benissimo. E appunto, quindi faremo una mini tournée con Unprinted, che è un altro spettacolo. Sì. E cos'altro? Poi progetti futuri? Ma direi che basta. Anche. Direi che basta. La domanda vera che tutto il pubblico di Radio Binario 7 e di Spoiler in particolare si pone, si fa, è... L'anno prossimo, cioè la prossima stagione, ci sarà un'altra serie di doc comedy? Questo è forte. Too much. Però siamo in diretta e siamo ci è appena stata fatta una proposta. No, è una domanda. È stata fatta una domanda. Allora, non ha detto, volete fare esatto. Una... Allora, ci sarà? Mi rivolgo direttamente all'ascoltatrice che ha fatto questa domanda alla redazione. Cosa? Vedremo. Io ci sono. Vedremo. Vorrei farvi notare quanto è alta la Brambillasca, che sembra solo uno sgabello anche se seduta sulla sedia. Non capisco. Incredibile. Va bene, allora niente. Lasciamo il dubbio. Lasciamo il dubbio, però non so come potrebbe chiamare. Docu-Comedy 2. Docu-Comedy 2, la vendemmia. La vendemmia. Questa è da sempre il mio sogno. Una felice gag che finalmente. Ma sì, una gag dell'88. Che mi piace sempre riproporre. Ce l'avevi? Sì. È una delle mie preferite. Ce l'avevi qui? Sì, già dal derby. Beh, io spero che poi Caterpillar faccia delle cose anche serie, ovviamente, non solo, come dire. Beh. Sì. Io non ho esigenza di fare delle cose serie. No, ormai ho capito. La verità è questa. Ah, è la tua cifra. Ho capito che, essendo under 35, ormai non più giovane, cosa? Non voglio fare cose serie. Bravo. Non vuoi fare cose serie? No. Ma infatti, ma perché? No, è che noi abbiamo fatto docu-comedy anche un po' per togliere. Sta diventando una seduta di terapia. Sta prendendo note. Tra l'altro è veramente un po' familiare questa cosa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1. Ebbene, questo nuovo 2024 disagio è arrivato. Questa è l'aria a Londra, il nostro ufficio stampa. C'era anche un po' la perplessità sul nostro volto. Queste sono opera di posso Ilaria dire Lungo. Che Ilaria Longo ci ha detto ragazzi guardate dateci l'ok e poi noi lo mandiamo, quindi noi abbiamo dato l'ok non mi sono curato di guardare nulla. Vabbè, è anche un po' sgrammaticato, ma non è un gran problema. No. Io mi riferivo al fatto che la formula è anni 80. La cifra di Ilaria Longo è comunque anni 80 e sgrammaticato. È lei, a noi piace così. È il segno di Ilaria Longo. Dipendente. Va bene, allora salutiamo i Caterpillar che per l'ultima, no, non è l'ultima puntata, scusate, era considerata per la penultima puntata. Quando è l'ultima? 15 febbraio. 15 febbraio. Sarà un best la festa off. Dei single, ragazzi. Ah, vero? Perché? San Faustino, 14 è San Valentino, 15 febbraio è San Faustino. La festa di ogni single. E abbiamo in serbo delle belle sorprese. Bellissime. Cioè, non è vero, dobbiamo inventarci delle sorprese che poi saranno in serbo. Quindi fate gli alberi. Mi rifate gli alberi. Rifaremo gli alberi anche perché potremmo raccogliere delle richieste di sketch più. Ed è subito villaggio turistico. Mettete i biglietti. No, no, oggi dico i social. Sì, sì. Vediamo i biglietti. No, nell'urna. L'urna. Madonna. Comunque, anche una, questa è una puntata oggi di Radio Spoiler più crepuscolare. Più cimiteriale, avrei definito. Perché siete in meno. Sì, siete un po' più di messa. Ma comunque anche l'altra volta eravamo in due. Ma no, eravate in tre. No, ma oggi ci sono delle luci. No, siete sempre in due. Ma sembravate tre, che ti devo dire. Siamo in tonalità, capito? Fumo di Londra. Un po' più di messi. Siamo baudeleriani. Siamo verde foresta. Mamma mia. Allora, docu-comedy, una serie di documentari semiseri, giovedì, domani sera... Ore 20:30 in Picasso. Salutiamo Eugenio Luigi Aquilino e Denise Brambillasca, quelli che non ci sono, li saluteremo domani sera. E guardate che i biglietti vanno proprio. No, è vero, se c'è una cosa, i docu-comedy è l'enorme successo. L'enorme successo, ma proprio anche economico, come dire. Economico, fioccano prenotazioni. È una roba incredibile. Lanciano i soldi. Peraltro, sto giro è anche vero. La prima puntata abbiamo un po'. No, eravamo falsissimi. Esatto, abbiamo un po'. Non è vero. Però no, quando l'abbiamo detto
Avevamo venduto 4 biglietti, poi si è riempito. Poi si è riempito. Ma quando l'abbiamo detto, abbiamo venduto. Era, eravamo a 4. A sto giro la sala è già oltre. Già la seconda puntata, sold out, innamorato. Questa è un'altra battuta che volevo sfruttare. Questa, però, io. Questa ti è piaciuta? Questa la riuso. Questa no, te l'avevo persa. Ho soldato innamorato. Ho soldato innamorato. Non è male. E anche per domani fioccano prenotazioni e mancano. A meno che non disdicano. Dopo questa puntata dopo la questa vedrai, puntata. Ok, basta. Ma non l'hai neanche detto che va dei nomi. No, in mi, piace no! Per... no mi piace pensare che la persona che ha ricevuto per Natale i biglietti dice: fammi vedere cosa vado a vedere domani. Vede l'intervista e dice: ma questi sono dei coglioni. No, però... allora non però vengono. Per il 15, il regalo per il 15 febbraio, non è per questo. È per questo. Però, dato, voglio dire, la tendenza del teatro italiano è questo: qui sono dei coloni, quindi è da ridere. E sì, la gente no. Se è da ridere. Questo è l'enorme successo è dovuto a questo, alla grande leggerezza e possiamo dire un'ora di vola. Un'ora sì, al fulmicotone. Non saprei come altro definirla. Quando uno esce dice come passa il tempo quando ci si diverte. No, va bene, grazie mille ragazzi, è stato un piacere, mi raccomando. Quindi il 14 facciamo la puntata per il 15. Ci sta? Il 14 che è San Valentino. Che è San Valentino facciamo la puntata per il 15? È vero. Abbiamo una battuta per San Valentino? No. Quanto è bello lo primo amore, lo secondo è più bello ancora. Deve essere una parentesi, un posto per rosa tra le parole il docu-comedy di prima puntata. Mamma mia, grazie a tutti, è stato un piacere vederci, vi aspettiamo domani sera ore 20:30.